Chi se ne va? Cosa farà? Giochi e partite, scherzi e ancora e lunghe pedalate in buona compagnia. E poi a scuola di nuovo in allegria. Ciao Nicola, con i tuoi amici come ti va? Sei sempre allegro, eccoti qua con la tua classe. Ciao Luisette. Ciao Nicola. Ciao Nicola. Noi andiamo a giocare a pallone, vuoi venire? Sbrigati, se cominciamo troppo tardi saltiamo la merenda. Certo che vengo a giocare con voi e sarò anche il capitano della squadra. Dove stai andando, Nicola? Ho parlato presto. Con i miei compagni. Volevamo giocare a pallone e... Mi dispiace tesoro, niente pallone oggi, sarà per un'altra volta. Ho invitato la tua amica Luisette e la sua mamma per il tè. Oh ma no, Luisette è una femmina, lo sanno tutti che ci si diverte meno con una femmina che con i compagni. Senti, basta così Nicola, rientra immediatamente in casa. Ai ai, beh coraggio Nicola. Già, ne avrai bisogno direi. Oh, grazie ragazzi. Buongiorno, entrate pure. Salve, sono contenta di vederla. Ho così tante cose da raccontarle. Carina la tua divisa da pinguino, Nicolà. E così le ho detto che francamente si poteva fare di meglio e che se uno si dà un po' da fare riesce sicuramente a realizzare qualcosa nella vita. Sì, in effetti credo... E sa allora che cosa mi ha risposto? Che non sapeva per me, ma che per lei non era così semplice. Si rende conto? Per lei non è così semplice. Non pensavo si potesse parlare tanto. Ma crede che per me sia facile, forse? Per lei non è così semplice. Crede che per me sia facile? Se volete potete andare a giocare, ragazzi. Mi raccomando, Nicola, voglio che ti comporti davvero gentiluomo, capito? D'accordo. Vieni, Luisette. Andiamo in camera mia. E allora adesso chi arriva? Capitan Tuono, difensore dell'universo. Salta sulla sua astronave. Che c'è? Non ti piace? Preferisci un libro sui gattini, forse? Le femmine non capiscono proprio niente di Capitan Tuono. Ah, bene, perché c'è forse qualcosa da capire di lui? Potremmo giocare con qualcosa di più avvincente. Quell'aeroplanino rosso è molto interessante. No! Sì, è l'unica cosa carina qui dentro. Forse, ma non è un gioco da femmine. E poi vola veramente... Quindi, ecco, è per questo che non ci possiamo giocare, capito? No. E se non me lo presti, vado a dire a tua madre che non sei gentile con me e che non mi vuoi prestare i tuoi giochi. Va bene, d'accordo, te lo presto. Ma fai attenzione. No! Sei un po' fuori di testa, per caso? Perché lei si rende conto, mia cara? Se c'è una cosa che io proprio non tollero è che si cerchi di imbrogliarmi sugli acquisti. Aia! Sembra che i piccoli si stiano divertendo di sopra. Ai, mi hai fatto male! Così almeno ti calmi. Dai, vieni, andiamo a recuperare il tuo aereo. Luisette! Aspetta! L'ho trovata una cosa estremamente scorretta. Mamma, possiamo andare a giocare fuori? Luisette! Ascolta, Luisette, penso che non sia molto prudente. Rischierai di sporcare le tue belle scarpette nuove. Oh, per favore, di sì. Mamma, ti prometto che farò molta attenzione. Sì, sì, è vero. Staremo molto attenti, tranquille. Beh, allora va bene. Ma restate nel giardino e niente giochi col fango. Conto su di te, sì, Nicola! Sì, mamma! Dato che non sei capace di salire, vieni almeno a farmi la scaletta. Io? Incapace? Vedrai, io so arrampicarmi molto più in alto di te, se voglio. Suo figlio è un bambino delizioso. È così ben educato, soprattutto con le bambine. Credo che abbia una buona influenza su Luisette. Recuperato! Sì! Ah no, adesso te lo puoi sognare che io te lo presti.
Chi se ne importa? Non è poi così bello. Non vola nemmeno tanto bene. Dobbiamo trovare qualcos'altro. La sai una cosa? Se non fossi costretto a giocare con te tutto il pomeriggio, saprei bene cosa fare. Andrei a giocare a pallone con i miei compagni e sarebbe molto meglio. Ci potrebbe anche scappare una zuffa. E allora che cosa ti impedisce di andare? Tu. Ma anch'io voglio venire. Solo che non ne abbiamo il permesso, ti ricordi? Codardo. Cosa? Ripeti quello che hai appena detto, se sei un uomo. Allora, uno, hai bisogno di occhiali e due... Codardo, codardo, codardo! Non sono un codardo! D'accordo, allora se è così andiamo a giocare a pallone. Andiamo subito! Sì, però dobbiamo stare un po' attenti. A cosa? Non dobbiamo farci vedere dalle nostre madri. In definitiva, non vedo perché affaticarsi a discutere e ancora discutere. È questione di correttezza, nient'altro. Lo sconto deve corrispondere alla percentuale indicata. Va bene, possiamo smettere di correre. Siamo abbastanza lontani, adesso non ci possono più vedere. Già, beh, non si può mai dire. Se ci facciamo scoprire non avrò più il dolce e la colpa sarà tua. Beh, meglio essere privati del dolce e divertirsi, giusto? Bisogna per forza scegliere. Bene, capiti giusto a proposito, Nicolà. C'è bisogno di qualcuno che mi sostituisce in porta perché devo fare merenda. Ciao, ragazzi. Ciao. Che c'è? Anche io voglio giocare a pallone. Nicolà, diglielo che ti sei divertito insieme a me fino adesso. Beh, d'accordo. È vero, è stato divertente. Ma qui non è la stessa cosa, capisci? Il calcio è più divertente. È una cosa da maschi, non è adatto per le femmine. Datemi il pallone e dimostrerò di cosa sono capace. Oh. Ti metti in porta, Nicolà? Che? Se riesco a segnare su rigore, avrò il diritto di giocare con voi, d'accordo? Beh, non ho nulla in contrario, ma poi non venire a piangere dopo che ti sarai resa ridicola. Ma sarei tu piuttosto ad avere paura di prendere un gol davanti ai tuoi compagni? Io ti ho avvertita! Aspetti a fischiare, non vogliamo mica fare notte qui. Ah! Oh! 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 Bene, allora facciamo una vera partita adesso? Se giochi con la mia squadra, ti regalo una macchinina. E io la mia ultima brioche al cioccolato. Beh, adesso non te la posso dare, ma ne porterò una in più per te la prossima volta. E io posso prestarti il mio fischietto, se vuoi, ma solo prestare, non ho il permesso di regalarlo. Ah, no, Luisette è una mia invitata, sarà nella mia squadra. Scherzi, all'inizio non volevi nemmeno che giocasse con noi. Guarda che nemmeno tu volevi. Non resta che fare testa o croce. Eh no, perché ogni volta si perde la monetina e poi facciamo a botte. E comunque è così, Luisette gioca con me. Ascoltate, ragazzi, posso decidere io? Voglio essere in squadra con Nicolà. Nicolà, se mi prendi nella tua squadra, ti regalo una macchinina. Vince 4-0. Ehi, dimmi un po', ma tu in che squadra sei? Non è colpa mia se sono allo stesso tempo giocatore, arbitro e commentatore sportivo. Sì, invece, è colpa tua, Rufus, perché sei un egoista. Tu non presti mai il fischietto a nessuno, ecco. Ehi, ragazzi, attenti, sta per... segnare. Gol! Ragazzacci, chi è stato? Sarà meglio filare via. Tornate subito qui! Presto, se no ci prenderà. Ma non ti faranno niente, sono stata io a tirare. Forse, ma se mia madre ci vede in questo stato saranno davvero guai per me. Adesso siamo al sicuro. Tutto bene, Nicolà? Allora, ti sei divertito?
Ha appena telefonato il signore Scarbiglie. Sembra che tu abbia rotto la sua vetrina. No, mamma, non sono stato io. Va bene, d'accordo. Ma non l'ho fatto apposta. Insomma, io e i miei amici stavamo giocando a pallone. Ah, senti, senti, a pallone. Credevo che potessi fidarmi di te. Ma sì, ma ecco, pensavamo che... Non mi interessa, non lo voglio sapere. E poi non ti avevo detto che dovevi prenderti cura della tua ospite? Signora, io... Ma sì, Luisette, lo so che tutto questo non è successo per colpa tua. Nicolà dovrebbe vergognarsi di averti trascinata in questa storia. No, non è come crede. Lascia stare, Luisette, non ti preoccupare, in fondo non è così grave. Sei sicuro? Sarei punito. Oh, come osi dire che non è così grave? Non sei stato tu forse a rompere la vetrina del signore Scarbiglie? Sì, sono stato io. Bene, Luisette, cara, adesso puoi tornare a casa tua. La mamma ti sta aspettando. Io devo fare una bella chiacchierata con Nicolà. Sai una cosa? Anche se non sei ancora un uomo, sei un vero gentiluomo, Nicolà. Allora, dopo aver spazzato, devi lavare, togliere la polvere, riporre i quaderni, sistemare i libri in ordine alfabetico e, se hai ancora un po' di tempo, controllare quali colori mancano. Capito? Sì, signore Scarbiglie. Molto bene. Allora al lavoro, brinconcello! Non mi importa di dover mettere tutto a posto alla bottega di Scarbiglie, ne vale la pena. Luisette è carina e quando saremo grandi ci sposeremo. Ha un tiro formidabile.